Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi faremo un video molto richiesto. Ho qui già tutti i trucchi che voi avete scelto, perché se non mi seguite ancora sul mio Instagram profile ve lo lascio scritto qua sotto, e molto male perché avete scelto proprio voi tutti i trucchi che dovevo utilizzare. Oggi faremo il video "I miei follower controllano il mio make-up". Avete deciso voi il finale di questo make-up. Allora, io inizierei subito prendendo il mio specchio. Utilizzerò questo della Just Peach di Too Faced, e ho la faccia anche abbastanza distrutta, molto bene. Allora, inizierei subito dal make-up occhi, e devo andare ad utilizzare il mio telefono per vedere gli screenshot di tutti i prodottini. Inizierei dagli occhi perché sono un po' più elaborati. Trucco occhi, colori, BAM super colorati o da tutti i giorni? E il 55% di voi ha votato da tutti i giorni, quindi io ho deciso di prendere la palettina di Mulac, la Daily Mood, che come dice il nome, tanto è questa qua, se non la conoscete. E come dice il nome, appunto, ha dei toni super super neutri, super super da tutti i giorni, e quindi, non avendo lo specchietto però in questa palette, l'unica pecca, vado ad utilizzare quella di Too Faced per truccarmi. Allora, io inizierei, vediamo un po', con innanzitutto, brava Giulia, sei proprio una vera makeup artist, inizierei con il primer occhi. Non vi ho chiesto quale primer dovessi utilizzare, per l'unico fatto che io ho solamente questo qua di Essence. Non sono una solita ad utilizzare primer, non lo trovo pratico, perché è solamente uno step in più sul mio tipo di pelle. Il mio tipo di pelle prende il prodotto e lo aggrappa assolutamente, quindi non mi piace molto. Vado a prendere un pennellino abbastanza largo e vado a sfumare il mio primer, sempre con lo stesso pennellino. Poi vado a prendere Wedding Planner, che è il bianco della palette di Mulac Cosmetics, quindi lo vado a prendere. Voi avete scelto questo look e vi dirò che pensavo proprio che finisse così. A parte che, beh, sì, sono felice perché è un trucco che anche io comunque faccio veramente spesso. Allora, fatto questo, cambio pennello, ne prendo uno da sfumatura un po' più cicciottello, in modo da avere le fibre abbastanza integre, e vado a prendere questo colorino qua, che è Yummy di Mulac Cosmetics. Vi sto staccando mai la palettina, e questi colori qua sono veramente pigmentati, quindi basta veramente sfiorare il prodotto che l'ombretto scrive, e quindi vado semplicemente a delineare in modo anche abbastanza grossolano. Vado intanto anche a prendere un raga, dovete amarmi per come sono, un pennello un po' più aperto da sfumatura, con le fibre molto più, tra l'altro si è sfaldato questo pennello, ha due peli che vanno anonima proprio, e vado a sfumare i contorni in modo da dargli, visto che ho anche qua sotto questa palette che profuma di pesche in modo incredibile, vado a prendere Fresh Peached, che è questo colore qua sotto, e lo vado a spicchiettare quasi sulla fine di questo Yummy che abbiamo messo nella palette di Mulac Cosmetics, nell'angolo interno. Risfumo con un altro pennellino da sfumatura. Comunque mi piace molto questa tipologia di video da guardare, quindi spero che piaccia anche a voi. Lasciatemi un commentino nel caso. Dunque, vediamo, perché devo stare attenta ai sondaggi che ho fatto. Vi ho chiesto dei glitter. Ok, allora, direi di continuare un attimo. Prendo il color Bistro dalla palettina di Mulac Cosmetics e prendo un pennello da sfumatura ampio ma non troppo, e vado a picchiettarlo sulla mia estremità. Ecco qua, vado a scurire proprio tutta la mia parte finale dell'occhio. Prendo un pennellino più piccolo di questo calibro e vado a prendere
per primo questo colore scuro che abbiamo preso adesso, che è bistro, e lo vado a mettere sotto il mio occhio. Per secondo, sempre con lo stesso pennellino, vado a prendere Yummy e lo vado a sfumare. Vado a prendere questo giallino qua che si chiama Poodle, quindi pudino. Penso sia pudino. E lo vado ad applicare sia sotto che nell'angolo interno. Vi ho chiesto se volevate glitter e voi ovviamente mi avete detto di sì. Quindi vado innanzitutto a prendere un pennellino più piccolo e vado a prendere il colore Lifestyle della palette di Moolak Cosmetics, lo vado a mettere nel mio angolino interno, come lo vado a mettere anche per dare il colpo luce al di sotto della mia arcata sopraccigliare. Questo fa un effetto atomico sul viso, si può usare anche per illuminante, a mio parere, veramente veramente bello. Mi è entrato qualcosa nell'occhio. Vado a prendere il Close Up Concealer, Close Up? Non mi ricordo come si chiama. Sì, Close Up Concealer di Nabra, il mio è Close Up Concealer di Nabla, questa è della colorazione, non me la ricordo più, cream beige, e la vado proprio pochissimo a picchiettare al centro del mio occhio. E vado a stendere. Molti fanno questa cosa, aprono l'occhio e vedono dove finisce la propria palpebra, in questo punto qua. Quindi sto andando a sfumare sempre lo stesso, non ne ho aggiunto, intanto si sta quasi seccando ed è anche meglio perché riusciamo a stenderlo meglio. Abbiamo la nostra bella cut crease e ora palettina di Moolak Cosmetics composta da me, c'è l'Elixir, c'è Crystal, se non erro, questo non mi ricordo assolutamente come si chiamano questi glitter, che sono quelli che andremo ad utilizzare, si chiama Overdose. Sono tanta roba questi glitter, veramente. Dal mio Elixir, per prima cosa, i glitter vanno sempre sempre applicati con qualcosa sotto, che sia l'Elixir di Moolak, che sia l'Elixir la colla in glitter, cioè la colla per i glitter, ragazzi, non so parlare, la colla per il glitter di NYX, che non ho mai provato, però dicono tutti sia molto buona, quindi mi fido di loro. Qui, se non avete mai visto l'applicazione corretta, basta appoggiare il pennellino e vi vengono su, perché appoggiarli, non strisciarli, quindi è tutta una questione di tampone. Tra poco controllo la telecamera perché io so che mi si spegnerà. Direi che ci sto. Sì, vi ho chiesto l'eyeliner, lo metto e voi ovviamente mi avete detto all'82% sì. Quindi, come eyeliner usatissimo, anche la confezione si vede, vado a mettere il NYX Epping Ink Liner, è un nero fenomenale. Ha una scrivenza fenomenale e adesso me ne sto zitta perché non devo fare il fenomeno. Non riesco a farlo se parlo. Mi viene sempre l'ansia fare queste cose perché l'eyeliner è il mio punto debole. Più o meno ci siamo. Molto bene. E vi ho chiesto anche, se non erro, sì, matita occhi. Vi ho chiesto, non leggo. Super colorata o neutra, nera. E voi mi avete fatto l'80. Deciso 84% neutra nera. Allora io con questo trucco occhi la vado a mettere nera. La vado a mettere anche un po' fuori dai bordi perché la voglio sfumare un po'. Abbastanza chiuso ma da sfumatura. La vado a sfumare al di sotto della mia linea. Iniziamo direi con, dopo mettiamo le ciglia finte, me l'avete detto, tranquilli. Primer, vi ho chiesto effetto perfetto idratante, al 60% mi avete detto effetto perfetto, quindi vado ad utilizzare questo qua che è di Ordinary, se non l'avete mai provato lo trovate su Beauty Bay. Ne vado a prendere un po', questo è un effetto che fa veramente effetto perfetto, ma non bisogna utilizzarlo spesso perché è pieno di silicone. Se siete tendenza grassa è la fine del mondo e vorrete usarlo tutti i giorni. Ma non ve lo consiglio perché potrebbe farvi uscire ulteriori imperfezioni se le avete già. E io vado a metterlo non su tutto il viso, ma solo sulle zone critiche, questo perché appunto è di silicone, quindi meno ne si mette meglio è.
fondotinta, avevo chiesto coprente o media-bassa coprenza e voi avete scelto al 52% coprente e vado ad utilizzare il mio amatissimo fondo di Fenty Beauty, il mio è nella colorazione 140 e prendo la spugnetta di Moolak Cosmetics. Vado a mettere il mio fondo, amato fondo, vado a metterlo nelle zone un po' più. Qui c'è un pelo, ecco, un pelo di un pennello, l'ho sbucato così. Mi sono dimenticata di dire il concealer, quindi il correttore. Non l'ho proprio scritto, quindi visto che l'ho usato già per gli occhi, vado ad utilizzare il Close Up Concealer di Nabla e faccio proprio poco poco. E avete detto Cipria. Vi ho chiesto di Moolak Cosmetics o di Essence e voi mi avete detto di Moolak, quindi ho la mia bellissima cipria di Moolak nella colorazione Sit the Deal White. Io la apro in questo modo, ha un odore di vaniglia che è fenomenale. Prendo la Beauty Blender e vado a fare il baking. Prendo un pennellone largo e tolgo e spargo per il mio viso. Vi ho chiesto un blush, voi mi avete detto sì all'82% e vi ho chiesto se sì lo volete pescato o rosina e voi mi avete detto pescato all'83%. Quindi vado da questa palettina qua di Becca, mi è stata regalata, è fantastica, e prendo il blush che c'è all'interno, che è questo qui e si chiama Winterberry Blush. È rosino, ok, però applicato fa un effetto veramente molto molto pescato e molto molto bello. Vedete che dà questo effetto, cioè si toglie quasi il rosino, quindi ho deciso di utilizzare questo, lo vado veramente a mettere poco poco poco. Contouring, caldo o freddo? E voi mi avete fatto 50 e 50, quindi io ho pensato come faccio ad accontentare tutti e due? Bene, in questo modo qua. Prendo la mia Hoola di Benefit e vado a fare un bronzing caldo con un pennello veramente molto ampio, quasi da cipria. E vado proprio in modo grossolano a scaldare il mio viso. Quindi, a scaldare semplicemente. Poi ho deciso come accontentarmi. Vado a prendere Ipno di Moolak e questo è un refill. Questa terra qui che è fredda ma non troppo e un pennellino da contouring. Con questa terra qui, che tra l'altro fa un odore che mi piace tantissimo, andremo a fare il nostro contouring freddo. Quindi abbiamo accontentato tutte e due, no? Vi ho chiesto l'illuminante abbagliante o più naturale? Al 62% mi avete detto naturale e non mi è piaciuta molto questa cosa. Vado sempre a prendere la palettina di Becca che vi ho fatto vedere prima e perché qua ci sono degli illuminanti che sono abbastanza naturali, come questo qua che è Rose Quartz, il primo, mi è caduto tutto, e lo vado a prendere con un pennellino paffutello. Vado a prendere poco purtroppo e questo essendo un rosa quarzo che quindi va a sfumarsi perfettamente col vostro incarnato, va a dare sì il glow ma è molto naturale, poi soprattutto come lo stendete diventa molto 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 naturale, non è niente di abbagliante insomma. Altro step che vi ho chiesto è braccia, vi ho chiesto gel di NYX o di Anastasia Beverly Hills e voi mi avete risposto Anastasia Beverly Hills, quindi adesso andiamo a fare le nostre sopracciglia. Beh, cavolo, l'ho messo il pennellino. Ok, andiamo a fare le nostre sopracciglia con questo gel qui che non uso da una vita perché trovo che sia bruttino, nel senso che mi viaggia molto. Sulle mie sopracciglia viaggia veramente molto. E vado a prendere sempre il mio Close Up Concealer dal tappino, vado a prenderne un pelo per andare a perfezionare le mie sopracciglia. Ok. Gel fissante per le sopracciglia, lo metto e sì, al 70% mi avete detto. Quindi, gel fissante di Essence, ho solo questo. Because we are poor. Vi ho chiesto ciglia finte, le metto
Yes or no? E voi mi avete detto sì al 72%. E vado a farvi vedere le mie ciglia finte di Dodo Lashes. Queste sono le D115 e sono bellissime. Le ho già messe per un altro look su Instagram, quindi seguitemi su Instagram. L'ho messa al primo colpo. Cioè, guardate che belle. Quanto sono belle. Stupendo, dai. Se ce la faccio io, trovate tutti. Mascara Essence o Maybelline, e al 78% mi avete detto Maybelline, quindi ho preso il mio push up drama di Maybelline e lo vado a mettere nelle ciglia inferiori e nelle ciglia superiori per attaccare meglio le mie ciglia finte. Ok. Labbra. Matte o gloss? Al 56% avete scelto matte, quindi ho preso ben 4 chance e vi ho chiesto labbra parte 2, nude o colorate? E mi avete detto nude, quindi io ho preso Zen di Nabla, Buried All di Wet n Wild, di Astra il numero 16 e di Mulac My Rent Boy. Ora dovrò scegliere My Rent Boy di Mulac Cosmetics, quindi andiamo ad applicare il nostro orsettino. E dopodiché vado a mettere un po' di Wet n Wild Berry Doll agli esterni. Io sono soddisfatta, spero che... No, scherzavo, vi ho chiesto un'altra cosa. Uffa. Vi ho chiesto... Spray finale fissante del trucco, lo metto? E voi mi avete detto all'86% sì, quindi vado a prendere questo qua di NYX che è sia primer che spray fissante. Lo vado a mettere. Ok, mie sventure. Se volete far parte di queste sventure insieme a me, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commentino, avete provato qualcuno di questi prodotti, vi è piaciuta questa tipologia di video, vi iscriverete al mio Instagram. Lasciatemi un pollice in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Andiamo per questa ciglia finta.